Sì, no. Grazie Presidente. Allora, contrariamente a quanto in genere faccio, quest'anno cercherò di essere molto breve, mi cronometrerò anche, perché abbiamo un'agenda molto fitta. Quindi cercherò anche di non fare una relazione troppo schiacciata su quanto abbiamo fatto, ma andrò seguirò i punti più fondamentali della nostra attività, che si coniugano bene anche con le proiezioni verso il futuro. Non posso che iniziare con, questo è stato un anno in realtà ricco di successi per certi diritti. L'ultimo in ordine cronologico è sicuramente quello della sentenza della Corte Costituzionale numero 221 che ha a che fare con la riattribuzione del sesso per le persone trans, che grazie anche ad un'azione legale di certi diritti, che ha mandato una memoria nel dibattimento, ha deciso quindi di rendere non necessario l'intervento chirurgico per ottenere appunto la riattribuzione del sesso sui documenti. Voi sapete che la situazione in Italia fino a questo momento era assai variegata, come al solito il legislatore non interviene sulle tematiche più fondamentali che attengono ai diritti umani, e quindi si devono fare una serie di azioni giuridiche per garantire gli stessi diritti umani. Queste azioni giuridiche hanno avuto vari passaggi in vari tribunali, alcuni tribunali avevano sentenziato nel senso in cui ha sentenziato la Corte Costituzionale, altri tribunali invece avevano sentenziato in senso diametralmente opposto, c'è stata poi una sentenza della Corte di Cassazione, finalmente con questa sentenza siamo arrivati ad una omogeneizzazione, non me lo ricordo, memoria, mi spiace. Siamo arrivati ad una omogeneizzazione di quello che è il trattamento di questo tema su tutto il territorio italiano. Quindi grazie ancora alle cause pilota e alla strategia delle associazioni LGBT che lavorano con le cause pilota e in particolare di certi diritti, grazie anche ai nostri avvocati, qui in particolare Alexander Schuster che ha difeso i ricorrenti, grazie a Massimo Clara che ha invece portato in giudizio la nostra associazione, siamo riusciti ad avere questo successo. Questa è una questione importante per noi perché, come sapete, Certi Diritti lavora principalmente con le cause pilota e quindi con le strategic litigation, come si dice in inglese. È una questione che tendenzialmente ha nel movimento suscitato anche qualche perplessità. Noi continuiamo su questa strada perché riteniamo che sia quella più importante. Su questa strada investiremo ancora di più di quanto non abbiamo investito finora. Nella sessione pomeridiana avremo una parte dedicata direttamente a come vorremmo sviluppare ulteriormente le cause pilota e come vorremmo ancora lavorare nel tentativo di addivenire ad una strategia nazionale il più possibile condivisa da tutti i soggetti che lavorano per le cause pilota sui diritti delle persone LGBT, i diritti umani, perché è di tutta evidenza che se noi continuiamo ad andare in ordine sparso, certo possiamo ottenere dei grandi successi, ma depotenziamo quella che potrebbe essere invece una strategia condivisa e complessiva che porti a dei successi ancora più importanti. Su questa linea noi abbiamo conseguito un altro grande successo sempre quest'anno, quello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che forse è stato il più grande successo
costituito da certi diritti, che ha appunto sentenziato che le coppie dello stesso sesso hanno diritto alla vita familiare, e il non riconoscimento del diritto alla vita familiare per le coppie dello stesso sesso è una violazione della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa sentenza è di straordinaria importanza non soltanto per l'Italia, ma per il resto d'Europa. Per esempio, adesso c'è un dibattito, gli unici altri due paesi europei dell'Unione Europea che non hanno ancora una regolamentazione delle coppie dello stesso sesso, oltre all'Italia, sono la Grecia e Cipro, che hanno infatti immediatamente colto l'importanza di questa sentenza, e non a caso il dibattito si sta accelerando. Probabilmente la settimana prossima il Parlamento cipriota voterà una legge sulle unioni civili. Tutti i partiti greci si sono impegnati a portare al più presto una legge sulle unioni civili in discussione al Parlamento ad Atene. Rischiamo davvero che l'Italia rimanga davvero l'ultimo stato membro dell'Unione Europea a ancora attagliarsi. Un dibattito che sappiamo è già partito, ma non è ancora arrivato ad alcuna conclusione. Quindi una sentenza importante, una sentenza che vale non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, una sentenza alla cui siamo arrivati, non lo nascondo, anche al prezzo di forti rotture all'interno del movimento. Io credo e ritengo che sia fondamentale che queste divergenze vengano finalmente superate. Noi siamo contenti perché la nostra strategia, che è molto prudente, ma quando poi andiamo a iniziare delle cause, è perché le riteniamo davvero possibili, come dire, concrete, cause concrete che possano essere vinte, e finora siamo stati supportati dai fatti. Siamo consapevolissimi che la strategia delle cause pilota è una strategia che ha dei rischi, quindi la possibilità di perdere in tribunale è sempre presente, ma questo non deve spaventare, non deve fermare, deve invece dare ancora più valore al tentativi che stiamo facendo di creare un contesto di solidità che permetta di affrontare anche eventuali sconfitte in tribunali, per poi andare oltre e arrivare alle vittorie come quella appunto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi io da qui faccio un appello a tutte le associazioni del movimento LGBT, in particolare a Rete Lenfo, con cui noi sappiamo di aver avuto in passato delle difficoltà, perché si possa davvero lavorare tutti insieme da qui in poi, perché i nostri avversari sono organizzati, sono coesi e fanno un'azione di rete che ha degli effetti che noi tutti vediamo quotidianamente. Noi non possiamo più permetterci di andare in ordine sparso, di non portare ad una di non avere una strategia condivisa. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha appunto ad oggetto il cuore di quello di cui oggi si dibatte. Io non voglio certo evitare di fare qualche commento sul tema più all'ordine del giorno, che è appunto quello delle unioni civili. Beh, o meglio, il tema è i diritti delle coppie dello stesso sesso, i doveri delle coppie dello stesso sesso, il diritto umano alla vita familiare e, permettetemi, anche il diritto umano a contrarre matrimonio. Noi siamo in Italia in una situazione strana. Siamo in Italia in una situazione strana perché abbiamo un testo, una proposta di legge presentata in Parlamento che riconosce
una serie di diritti alle coppie dello stesso sesso, per ora nel testo, ma poi vedremo il dibattito come andrà, ma a prezzo di istituire una vera e propria discriminazione nell'ordinamento giuridico italiano, perché si costituisce un istituto nuovo che è esclusivo per le coppie dello stesso sesso, a cui solo le coppie dello stesso sesso possono accedere, che è un istituto con dei diritti e dei doveri inferiori rispetto ad un altro istituto, che è quello del matrimonio, a cui solo le coppie di sesso opposto possono accedere, e quindi si crea una gerarchia all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Su che base si crea questa gerarchia? Si crea questa gerarchia sulla base di una interpretazione delle sentenze che ci sono state sinora, la sentenza della Corte Costituzionale, da quella del 2010 a quella del 2014, ma la stessa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una interpretazione conservatrice di queste sentenze. Quindi regressista. Cioè una interpretazione che, al posto di sottolineare e di porre il legislatore un passettino avanti rispetto a quello che i tribunali hanno sentenziato, i tribunali, ricordiamoci, hanno dato al legislatore un'autonomia di giudizio. Si dice: occorre che le coppie dello stesso sesso siano trattate alla stregua delle coppie di sesso diverso, e venga loro riconosciuto il diritto alla vita familiare. Il legislatore, dicono le sentenze, può scegliere come, dicono i tribunali, il legislatore può scegliere, dice la Corte Costituzionale, il legislatore può scegliere come regolamentare questo diritto. Ebbene, il legislatore sinora ha scelto di ricucire attorno a questo nuovo istituto proprio le virgole di tutte le cose che sono state nominate dai vari tribunali, in modo da non fare neanche un piccolo passo avanti. Forse si fa però un passo indietro, perché la Corte Costituzionale dice chiaramente che si deve garantire eguaglianza di diritti, ma nel disegno di legge che è in discussione al Senato non c'è affatto questa uguaglianza, è stato messo e calendarizzato, non c'è questa eguaglianza di diritti, perché per esempio sull'annoso tema dell'adozione, si sta discutendo della stepchild adoption, che noi sappiamo benissimo che non è assolutamente equiparabile all'adozione, perché crea un rapporto soltanto tra il bambino e il genitore sociale, non tutti i parenti del genitore sociale. E questo alla faccia della retorica di chi dice: noi dobbiamo occuparci degli interessi dei bambini, va a ledere esattamente gli interessi di quei bambini che già ci sono e che questi signori continuano ad ignorare bellamente, e a speculare sulla loro vita e sui loro diritti politicamente. I nostri avversari, dico. Ancora, nel nuovo testo presentato c'è paradossalmente un altro dettaglio proprio, che però è veramente odioso. Nel nuovo testo si dice che, perché questo l'ha stabilito ancora una volta una corte, è ancora a ribadire l'importanza. Noi siamo in un paese in cui il legislatore ha talmente paura di fare un piccolo passo avanti che si attesta alla lettera nelle sentenze, e quindi l'importanza della strategia di certi diritti di continuare con la strategia delle cause pilota, perché alla fine sostanzialmente si scrivono ormai le leggi nei tribunali, perché il legislatore non fa neanche un passo avanti. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva a che fare con l'obbligo di divorzio per la persona transessuale, per la coppia, un partner che è composta da due partner, di cui uno dei quali
cambiasse sesso nel corso del matrimonio, la sentenza della Corte Costituzionale dice non ci deve essere divorzio fin tanto che non c'è un istituto che garantisca la possibilità comunque di avere i diritti e doveri della coppia garantiti, ma qualora ci fosse questo istituto, dal matrimonio si passa automaticamente alla unione civile. Questo è previsto naturalmente nel testo in discussione, quindi coppia di sesso opposto che si sposa nell'istituto di più importante del nostro ordinamento giuridico, una delle due parti cambia sesso e vengono in qualche modo automaticamente degradati perché diventano di sesso uguale all'istituto di unione civile e il passaggio è automatico. Se però la coppia dello stesso sesso si unisce civilmente e anche in quel caso avviene che una dei due partner decida di transitare nel genere opposto, cosa succede? Beh, secondo il testo in discussione non c'è nessun automatismo, cioè la coppia che in quel caso diventa di sesso opposto non viene automaticamente upgradata, quindi fa un passo di classe ulteriore verso l'alto nell'istituto del matrimonio. No, vede semplicemente sciogliersi l'unione civile e poi se vogliono possono fare tutte le procedure per entrare, per sposarsi, eccetera, eccetera. E se succede qualcosa al partner, a uno dei due partner durante questo passaggio, che può essere anche molto rapido, quali i diritti e i doveri di questi partner come vengono tutelati? Non lo vengono. Allora capite che anche in questi dettagli, perché poi nella pratica effettivamente si può ridurre veramente ad un passaggio che può richiedere anche uno o due giorni o anche solo delle ore a seconda della situazione, però in questi dettagli è evidente come l'intento del legislatore attualmente è quello di sanzionare in tutti i modi una differenza all'interno del nostro ordinamento tra una classe di serie A di cittadini che possono accedere all'istituto completo con tutti i crismi delle protezioni giuridiche che è l'istituto del matrimonio e un altro che è di serie B a cui possono accedere i cittadini di serie B che sono, guarda caso, i soliti cittadini omosessuali che vorrebbero formare magari delle coppie dello stesso sesso che però pagano le tasse come tutti gli altri cittadini e hanno tutti i doveri nei confronti dello Stato come tutti gli altri cittadini e non capisco perché mai non possano invece accedere agli istituti che sono previsti dal nostro ordinamento come tutti gli altri cittadini. Non sono l'unico a non capire, questo mi consola. Questo è, ma ci sono altri piccoli dettagli, per esempio i cittadini che forse, perché poi non siamo certo sicuri che questo avvenga, potranno contrarre l'unione civile e non hanno più lo stato libero, però poi non sono neanche riconosciuti come coppie sposate. Sono piccoli dettagli che però fanno luce su quello che è l'intento del legislatore. Perché c'è questo intento? Perché abbiamo anche, dobbiamo dirlo, tra i nostri più alleati, più stretti, più vicini, perché si trovano a lavorare in un contesto che comunque è ostile anche nei partiti che sono i partiti che dovrebbero essere più sensibili, un contesto ostile, un contesto che porta ad avere poi queste proposte di legge che sono davvero la sanzione scritta. Guardate, in questo momento nell'ordinamento italiano non c'è una discriminazione di questo tipo, se non nella famigerata legge 40 che purtroppo ha scritto nero su bianco che le famiglie, scusate, che la fecondazione assistita è riservata alle coppie di sesso diverso, istituendo quindi una discriminazione giuridica. La fecondazione assistita, istituendo quindi una discriminazione giuridica.
con le unioni civili, con il testo attualmente in discussione delle unioni civili, si va ad inserire una seconda discriminazione di questo tipo. Neanche il fascismo aveva fatto una cosa del genere. Il nazismo. Scrivendolo nero su bianco. Poi naturalmente la discriminazione sociale, nessuno si permette di paragonare la situazione attuale con quella fascista, ci mancherebbe altro, non facciamo anacronismi qui, non facciamo facile demagogia, però l'ordinamento giuridico così come viene sta per essere modificato va in una direzione che è segregazionista. È inaccettabile per noi una cosa di questo genere. E infatti, cosa proponiamo noi da anni? Proponiamo, quello di cui poi parleremo, una riforma del diritto di famiglia complessiva, perché anche qui, insomma, è ora di finirla. La retorica che noi come movimento abbiamo usato finora dei diritti delle persone LGBT è insufficiente, perché qui non si tratta dei diritti delle persone LGBT, qui si tratta del diritto all'eguaglianza, qui si tratta di parlare di uno Stato laico che tratti i cittadini a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere dall'identità di genere, a prescindere da qualunque fattore della personalità, ascritto alla personalità, in maniera eguale, perché noi vogliamo vivere in uno Stato laico, non in uno Stato dove per i timori di scomodare le pruriti, ecco, bravo, le sottane di questo piuttosto che di quell'altro, allora cerchiamo i compromessi, cerchiamo di venire a fare le piccole leggine che, come nel caso del divorzio breve, fanno un passo ma non lo fanno completo, come nel caso dell'equiparazione tra figli legittimi e figli, quelli che erano illegittimi fanno grandi passi avanti ma anche qui non completi, come nel caso delle unioni civili fanno addirittura dei passi indietro perché istituiscono delle discriminazioni. No, un legislatore serio fa una riforma complessiva di una materia e tratta e si pone come Stato, come legislatore, nei confronti di tutti i cittadini per garantire il diritto che è sancito dall'articolo 3 della Costituzione all'eguaglianza. Punto e basta. Bravo. Non i diritti di qua, i diritti di là, i pidoverini di qua, però sottraiamo, facciamo le moltiplicazioni, le addizioni, le divisioni, le sottrazioni. Non siamo alle scuole elementari, stiamo in uno Stato democratico che deve garantire un diritto che è quello costituzionalmente sancito alla eguaglianza. Parleremo di quella della nostra proposta più in là. Il punto cardine della nostra proposta sulla riforma del diritto di famiglia è ovviamente il matrimonio egualitario, perché, ribadiamolo, solo il matrimonio egualitario permette di dare dignità allo Stato che si comporta da Stato veramente democratico e veramente laico, e ai cittadini che abitano e formano questo Stato, che vengono considerati quindi tutti uguali a prescindere dal loro orientamento sessuale o identità di genere. Come comportarsi quindi su questo disegno di legge che è in discussione? Forse è il caso che il movimento tutto faccia una riflessione. Anche qui, come nel caso delle unioni civili, come nel caso delle cause pilota, il movimento non ha una posizione unitaria. Ma possiamo trovarci, discutere e riuscire ad arrivare ad una, come dire, minimo di condivisione? Non dico che si debba necessariamente essere tutti d'accordo, perché questo è impossibile, ma un minimo di condivisione la possiamo trovare? Tutti diciamo effettivamente che la soluzione ultima è il matrimonio egualitario, ma su questo disegno di legge come ci poniamo? Contro. Discutiamone, discutiamone tutti insieme e cerchiamo di fare delle valutazioni. La nostra impostazione, come ho detto sinora, è estremamente critica, è estremamente preoccupata di quello che già è scritto nella legge, non vorremmo che venisse ulteriormente peggiorata. Decidiamo fino a che punto
questa legge può essere sicuramente problematica e controproducente, perché su questo non c'è dubbio, ma pur riconoscendo alcuni diritti, perché anche su questo non c'è dubbio che ci sono dei diritti riconosciuti in questa legge, così come anche dei doveri, fino a che punto si può in qualche modo dire, vabbè, voi state facendo questa cosa, noi siamo contrari perché per noi non va bene, però non arriviamo a farvi addirittura un'opposizione netta, perché ci sono alcuni punti, qual è il bilanciamento tra gli elementi negativi e gli elementi positivi di questa legge, fino a che punto siamo disposti a considerarla non del tutto negativa. Io vi dico la mia, a me già così sembra una riforma che più che darci dei, come dire, dei vantaggi, ci dà degli svantaggi. Però sono pronto, perché poi la tradizione radicale ci insegna, come è stato sul divorzio, che bisogna essere pragmatici, perché il pragmatismo sta alla base della laicità, e quindi bisogna anche riconoscere e fare una analisi seria, laica e pragmatica di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. Io la vorrei fare insieme a voi qui a questo congresso, la mia opinione ve l'ho detta, però ragioniamoci, la vorrei fare insieme a tutte le altre associazioni in modo da trovare un minimo di condivisione su questo. E poi mi avvio alla conclusione. Ci sono i temi, perché ecco, fatemi dire questo, nella discussione che spesso si fa, il movimento è accusato, le associazioni, varie associazioni gay sono accusate di arrivare a perorare una sorta di omonormatività. All'interno del movimento c'è stanchezza rispetto al fatto che si parla solo di matrimonio, e noi stiamo diventando, ci stiamo imborghesendo, stiamo diventando mainstream, stiamo diventando come gli eterosessuali, ma che ne è della multiforme e colorata identità della comunità? Ebbene, io sono sensibile anche a queste questioni, le ascolto, ma quello che secondo me certi diritti sta riuscendo a portare all'interno del movimento come esempio virtuoso è quello di essere integralmente a favore del matrimonio egualitario, in maniera addirittura veramente radicale, no? Con quello che ho detto sul disegno di legge che è in discussione, ma portare sullo stesso piano di azione politica, perché a me non interessa, guardate, la questione della politica identitaria, di cui purtroppo il movimento è ancora tragicamente affetto, a me non interessa mettere la bandierina sul gay, sulla lesbica, sull'intersessuale, sul transessuale, perché dobbiamo riconoscere l'identità di questo e di quest'altro, a me interessa l'azione politica, e allora certi diritti è questo che sta facendo, mettere sullo stesso piano l'importanza strategica per noi e per lo Stato italiano del matrimonio egualitario, ma anche l'importanza strategica per noi e per lo Stato italiano delle tematiche transessuali, come abbiamo dimostrato con la sentenza della Corte Costituzionale e con la sentenza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, entrambe azioni politiche di certi diritti sullo stesso piano. Le questioni intersessuali abbiamo portato alla presidenza onoraria della nostra associazione, lo ringrazio, Alessandro Comeni, che è qui in sala, per dare forza, voce ai diretti e alle dirette interessate intersessuali, perché emerga questo tema, siamo ancora alla necessità di far emergere questo tema. Catacombe. Abbiamo, e lo rivendico con grande orgoglio, fatto e stiamo facendo un grande lavoro sul lavoro sessuale, che tendenzialmente viene considerato, se poche associazioni si occupano di questo,
c'è a volte imbarazzo, mi sono persino sentito dire, vabbè, però noi stiamo lavorando sul matrimonio, quello è l'obiettivo strategico, perché dobbiamo, no, il messaggio deve essere uniforme. No, l'importanza è di fare attività politica su tutti i fronti che a noi sembrano strategici e importanti. Il lavoro sessuale è al cuore dell'azione di certi diritti. Noi abbiamo fatto, per concludere questo mio intervento con un minimo anche di relazione su quello fatto, oltre che sulle proiezioni nel futuro, un'azione a Milano, grazie a Pia Covre, che è qui in sala, che è nel nostro direttivo. Io ritengo che sia fondamentale questa azione che Certi Diritti cerca di fare, di porre, di prendere, mettere appunto in rete all'interno della stessa, nella nostra stessa associazione, nel massimo organo dirigenziale che è il direttivo, i dirigenti, i militanti di tutte le associazioni che si occupano dei temi che a noi interessano, come Intersezioni per quanto riguarda Alessandro, come il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute per quanto riguarda il lavoro sessuale. Pia nel nostro direttivo ci aiuta, ci forma, ci pungola con sempre nuove iniziative, questioni da fare su questo tema. Con questo diamo consistenza ad un'associazione che ha al suo interno i migliori attivisti e le migliori attiviste di vari temi, ricordo anche Michela Balocchi, sempre in Intersezioni. Ebbene, sul lavoro sessuale abbiamo fatto un'azione a Milano, grazie a Pia, abbiamo presentato una mozione sulla zonizzazione scritta da me, da Pia, da Certi Diritti, dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, da varie associazioni sul territorio milanese che lavorano sul lavoro sessuale. È stata questa mozione approvata da un consiglio di zona, dal consiglio di zona 2, grazie all'azione dei radicali eletti in quella zona, è stata presentata in consiglio comunale. Ci siamo beccati, apparentemente, da quello che emerge dalla stampa, una denuncia penale per istigazione al favoreggiamento della prostituzione. Io spero che questa notizia di stampa venga smentita dalle associazioni che sono state citate come le promotrici di questa azione. Avremo poi nel nostro panel sul lavoro sessuale Amnesty International, che pure ha avuto il suo bel da fare con la posizione che hanno discusso, perché c'è questa fortissima reazione di alcune cosiddette femministe per l'abolizione, che sono arrivate appunto a denunciare, ma chi? Ma denunciare i radicali, denunciare poi una mozione passata, quindi una delibera di un istituto democraticamente eletto, perché sarebbe un'istigazione al favoreggiamento della prostituzione. Allora io spero che questa notizia venga smentita, anche per salvaguardare la credibilità di queste associazioni, perché francamente è un po' ridicola questa questione. Si il processo? Assolutamente, sarebbe una grande opportunità per noi di dibattito e di vincita. Ma questo per dire di come siamo messi in Italia, il moralismo. Ma questo anche per dire quello che è stato sinora Certi Diritti e quello che Certi Diritti ha tutta l'intenzione di continuare ad essere all'interno del suo stesso organo dirigenziale, il direttivo, come e luogo dove i temi e le persone che portano avanti questi temi per noi fondamentali hanno un incarico dirigenziale, e spero anche come proiezione verso il movimento LGBT, in modo da favorire il più possibile, perché questa è sempre stata la nostra missione, un dialogo, un coordinamento, un network, affinché il movimento diventi sempre più forte, sempre più in grado di parlare con una voce sola e sempre più in grado di fronteggiare quegli avversari che sono già in grado di parlare con una voce sola e per questo hanno quella forza che drammaticamente a noi ancora manca. Quindi auguro a tutti un buon congresso. Questo è quello che Certi Diritti è stato, vuole continuare ad essere. Spero che ci aiutiate tutti
iscrivendovi a certi diritti, dandoci la forza per continuare ad essere quello che siamo sempre stati. Grazie. Bravo.